determinato stato. Innanzitutto, lo stato è responsabile quanto la violazione posta in essere da un suo organo. Inoltre è responsabile anche quando lo Stato fa propri determinati comportamenti posti in essere da privati individui, oppure quando determinati individui compiono determinati comportamenti che vengono tollerati oppure vengono oppure lo Stato sia complice di tali comportamenti. Quando lo Stato è a disposizione, sì, quando l'organo è a disposizione di un altro Stato, in caso di atto illecito compiuto da tale organo, sarà responsabile l'altro Stato, lo Stato che ha la disposizione di tale organo. In caso di eccedenza di potere oppure di abuso di potere, lo Stato risponde del fatto illecito. Il danno, inteso come pregiudizio materiale o morale derivante dalla violazione della norma, viene escluso dagli elementi costitutivi del fatto illecito, quindi non rientra tra gli elementi costitutivi del fatto illecito secondo la Commissione del diritto internazionale. Ciò che la Commissione tiene in considerazione è il pregiudizio giuridico derivante dalla violazione della norma di diritto internazionale. Non è neppure elemento costitutivo del fatto illecito la colpa, in quanto la Commissione del diritto internazionale vuole improntare il regime verso la responsabilità oggettiva, quindi avendo ad oggetto solo la responsabilità oggettiva, la quale presuppone da qualsiasi la quale è indipendente da qualsiasi colpa o dolo. La Commissione del diritto internazionale, nel suo progetto di articoli, ha distinto tra illecito istantaneo ed illecito. Si ha illecito istantaneo quando la violazione della norma si produce nel momento in cui l'atto illecito è compiuto. Si ha illecito continuato quando la violazione della norma perdura per tutto il periodo in cui viene posto in essere l'atto illecito. Il diritto internazionale, alcune norme di diritto internazionale possono avere ad oggetto l'impedimento di determinati eventi, cioè lo Stato deve porre in essere quelle condotte che impediscono un determinato evento. In tal caso sia la violazione quando l'evento si produce e la violazione perdura per tutto il momento in cui l'evento ha durata. Nella prima redazione del progetto di articoli da parte della Commissione del diritto internazionale era presente un'altra distinzione che poi è venuta meno, che poi è stata eliminata, la distinzione tra obbligo di risultato e obbligo di condotta. Si ha obbligo di risultato quando la violazione sorge nel momento in cui non si produce il risultato voluto dalla norma. Si è invece obbligo di condotta quando la violazione sorge nel momento in cui lo Stato non rispetta la norma internazionale, cioè non pone in essere il comportamento voluto dalla norma internazionale. Si intende per responsabilità indiretta la responsabilità dello Stato per un'azione o omissione commessa da un altro Stato.